Iris. Day in, day out. Quella che vi sto per raccontare è la nostra storia. È un po' come una fiaba, solo che io non sono il lupo cattivo e questa accanto a me non è certo Cappuccetto Rosso. Il mio nome è Romolo Giovagnoli, che poi tra i due sono quello con i capelli. Mentre il suo... Piacere, Angelo Zingoni. Sicuramente vi starete chiedendo perché siamo in mutande. Sono strano a chiedersi? Mi sembrerà strano, ma stiamo cercando dei carabinieri per ritornare in carcere. Facciamo una cosa, visto che la storia è complicata, partiamo dall'inizio. Io ero un ricco avvocato, bello, affascinante, con un fisico da palestrato. Mentre lui un povero disoccupato, brutto e pure velato. Brutto? Un tipo brutto. Poi mo spieghi sto fatto del palestrato. Vabbè, stati zitto, fammi raccontare. Io avevo una moglie innamorata. A prendere per colazione? Certo, tesoro. Non farai tardi, vero amore? Amore, sarò qui a luna spaccata. No! Che? Nana, c'è del guano sulla carrozzeria? Preghi, dottor. Ma questo non è guano, è merda! Senda, dottor, senda! Lo so, me fido, pulisci? Sarà stato un passerotto. Sì, con la colica, guarda che m'ha fatto. Ma Romolo, è solo una macchina. Ho capito, ma è la mia macchina. E tutte le mie cose sono intoccabili. E adesso come te, amore, questa è la mia perla di lavoro. Come pulito tutto? Ma non è una domestica, è un lama! Tesoro, vai, sennò puoi fettarti. Ciao. Ciao, amore. Chi è? Monica, sono Angelo. Ciao, senti, stavo per farmi una doccia. Tu entra e accomodati pure, che io arrivo subito. Ok. Non ti voltare, eh? Scusami, mi preparo subito. Ma scusa tu, se te sono piombata così all'improvviso. Ma no, figurati, tra amici, qual è il problema? È che sto colloquio mi sta dando ansia. Ma perché? Vedrai che andrà benissimo. Mi allacci? Onestamente, come sto? Stai benissimo, non t'avevo mai visto vestito così. Farei un figurone al colloquio. Speriamo. È solo un lavoro da tutto fare, ma insomma. Beh, ti pare poco, però è un posto fisso. Vuoi mettere, puoi ricominciare a pagare l'affitto. Ti puoi anche far riallacciare la luce. Se prima non mi sfrattano. Come ti sfrattano? Vabbè, meglio così. No, dico meglio così che hai trovato in tempo il lavoro, no? Ah! Che è quella faccetta? Dovresti essere contento oggi. Ma non ti sei mai chiesta? Perché quando tu hai problemi, io sono sempre presente. Perché sei il mio migliore amico. E nulla di più. Angelo, ti prego, non ricominciare. Non ricominciare? Io quello di cui ti eri innamorata me lo ricordo, quello col Ferrari. E che c'è più di me? A parte il Ferrari. Ma guarda che non ero innamorata sul serio di lui. E te come facevi, uno stronzo di quel genere? Senti, io ti voglio bene, tanto. Però non voglio rovinare la nostra amicizia. Che se mettiamo a rovinare l'amicizia? Scusa.
E mo chi è questo? È uno. Uno. Vabbè, dai, è una grande giornata per te oggi, eh? Mi raccomando, forte e sicuro, eh? Forte e sicuro. Marcello! Gli ha detto quello che senti te? E lei? Andiamo, va. Siamo fatto tardi. Ho capito, va. È nata male. Dottor Lavino, le garantisco che non c'è nessun problema. Noi prenderemo in seria considerazione la sua problematica economica. Il dottor Lavigno dice che la sua azienda è messa molto male, che ci vorrebbe un miracolo per salvarla. Noi per i miracoli siamo specializzati. Il dottor Lavigno dice che si fida di lei. E della mia squadra. Dico bene, Gioffredi? Ma come no, lavoriamo sull'estero, il metodo classico delle scatole cinesi, poi società offshore, paradisi fiscali, modifichiamo i bilanci attivi che diventano passivi, qualche fatturina triangolata a San Marino, il gioco è fatto. E con l'IVA risparmiata ci si può comprare... una bella macchina sportiva. Certo, casomai un bel sidecar. Limito uno yacht con un equipaggio incluso. Ma che cazzo dici? Il dottor Lavigno dice grazie. Beh. Bello quel quadro astratto. Dici, io quando me ne ho regalato pensavo che era una macchia. Senti, ho parlato con il dottor Lavigno. Adesso ci vai a pranzo e ti metti d'accordo. Tanto quello senza di noi è un uomo rovinato, ok? E tu non vieni? Non vengo, no, c'è appuntamento con Hilda. Gli ho promesso che siamo a pranzo insieme. Dopo quella mi ammazza. Eccola, la mia perla di lana. Sì? Avvocato, disturbo? Ma prego, cara, accomodati. Mi sono liberata per pranzo, ma se ha già un altro impegno. Ma quale impegno? Ci vediamo, eh? No, lei c'è sempre così, antipatalettica. Non so, storia giovanile. Buongiorno, Pamela, sto cercando mio marito. Mi dispiace, fuori a pranzo, signora. Ma non risponde neanche al cellulare. Senta, appena lo sento, l'avverto. Ma veramente doveva venirmi a prendere? È uscita di corsa, un imprevisto. Sì, sì, va bene, allora riprovo a richiamarlo anch'io. Grazie, Pamela, buongiorno. Arrivederci. Amore, ma che c'ha paura dei botti? Sì. Amore, prima un piccolo brindisi. Sì, sì. Ah, e oggi ho per te una grande sorpresa, lo faremo comodissimo. Voilà, il materassino domani, eh? Un materassino? Certo. Ma non era meglio un divano letto? Ma che scherzi, ma il materassino è meglio, ti sembrerà di essere cullata sulle onde dell'oceano tra lo squalo e la medusa. Voilà, fatto. Un attimo, ti ricordi di cos'è? 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 Di chi? Cos'è? Ma chi? Cos'è, il figlio della mia donna delle pulizie. Ah, cos'è? Tutto a posto, amore, domani dovrà presentarsi all'autosalone e verrà assunto immediatamente. Grazie. Frate, mi dispiace. Purtroppo il lavoro tuo hanno dato un altro. È arrivata una telefonata da un ufficio ben protetto. Che te lo da fare? Oggi come oggi le raccomandazioni si fanno pure per un lavoro di tutto fare. Capisci a me? A umma umma, ma io ero già stato assunto, caro signore, a umma umma. Assunto di che? Hai firmato qualche cosa? Bene. Al paese mio se dice carta parla, villan dorme. Su, bello, su. Dai, che gliela puoi fare? Sei un vero cazzo, ti vedo bello lucido. Nella vita bisogna aspirare anche ad altro. Dai, su. Grazie. Mi dispiace. Eh sì, bisogna aspirare sempre ad altro. Aspiriamo, va. Sveniva in botto. Ma come si fa a svenire in botto? Mannaggia la miseria. Dottor Cipagnoli, sono Cesina, la portiera. Ci mancava la portiera. Ho fatto la crostata, ho pensato di portargliela, so che gli piace tanto. Ma non lo lascia la segretaria. Ma c'è sta... Stima le rossine, dottor Cipagnoli, posso? No. Ma che ha fatto? Ah, niente, mi si è rotto il condizionatore. Fancallo qua dentro, mi sono un po' liberato. Ti avevo portata la crostata. Che pensiero gentile. Me la lasci anche al tavolo all'ingresso, grazie. Sì, vabbè. Oh. Ma guarda questo, per farsi una scopata, tutta sta cacciata. Oh. Bambacio, ferma sta cosa, fammi scendere. Aspetta, oh.
Che devi fare? Oh? C'ho bisogno di camminare. Ma scusa, ma te sono venuto a prendere? Non ti preoccupare. No, ti voglio vedere così, eh? Oh, dai, piano con questo motorino. Ti chiamo io. Sì, ciao. E mo come faccio? Mi sarebbe piaciuto tanto venire con te in Svizzera. Amore, ma che avresti fatto? Sarò impegnato dalla mattina fino alla sera, riunione dopo riunione. Ma ti prometto che come mi libero ti faremo una bella vacanza da soli, io e te. Cacci tua! Ecco le valigie, tutto! Delicatissimo, proprio. Nana, gentilmente, mettile nel taxi, eh. Ma che hai fatto, Nari? No, no, puzzettina, dottor. Ma è tanto brava. Capito, solo dici... Ciao, amore, ciao. Ciao. Senti, che robetta. Amore mio, non ti stancare troppo. Amore mio. Amore, ma da quanto tempo è che sei sotto il sole? Ma così mi rifriggi tutta, no? Adesso risparmio un po' di olio, così evitiamo che mi diventi un fritto di paranza. Grazie. Un momento, lo sai che c'è da sistemare il figlio di mio cugino, vero? Non ti devi preoccupare, amore. Io sistemo il figlio di tuo cugino, il figlio di tuo padre, il figlio di tuo nonno, il figlio di tua zia, il figlio del portiere sotto casa tua. Guarda quanto se buoni farebbe impicciare madre saliva. Io sistemo tutto l'albero genealogico. Ad occhio non doveva essere la prima volta. Scusi la franchezza. Bastardo. Magari sarà stata solo una scappatella. Scappatella un cazzo. Signora? Signora? Allora. A scacciacani ce l'ho, a garza maglia ce l'ho, e il coraggio mo rimediamo. Pusce e spingi, pusce, questa è una rapina! Aiuto, Fuffi, attacca! Ma signora, ma che pensa che mi mette paura quel pipistrello a me, signora mia? Fuffi mi mette paura! Ah, ma non è quello, Fuffi. Sta a cuccia, Fuffi. Io... Sì, Fuffi. Addestralli i nostri cani, signora. Fuffi, io c'ho la scaccia cani. Scaccia cani, scaccia un cazzo. Cazzo. Pulle tirare. Ah, vai! Animalisti! Oh, oh! Aiuto! Adesso chiama i giardinieri. Ecco, brava! Ma fregatemi! Zingoni. Buongiorno. La matricola? Non ho capito. Il cartello. Lo giri. Ma scusi, ti volti a destra? La mia? La sua destra. Scusi, la mia volta è bene, adesso prendo questi volti. A sinistra? La mia sinistra. Segni particolari? Calvo? Non ho per scelta mia, eh. Se ti serve qualcosa non chiamare. Cortesia e gentilezza, eh? Ma in fondo l'ambiente non è brutto. Non gli manca niente. Angolo cottura. Spigolo cesso. Almeno da qua non mi sfratta. Ok, mi metto dall'altra parte. Il capitale veniva trasferito nei paradisi fiscali. Dottoressa, le ho detto tutto quello che sapevo.
Signora, ma lei ha capito che con la sua testimonianza potrei fare arrestare suo marito? Non la chiami così. Va bene, diciamo grazie alle sue confidenze. Senta, io l'ho contattata per darle alcune informazioni in via informale. Se lei tenta di trascinarmi in tribunale, io giuro che ritratto tutto. E poi sinceramente non mi è parso che lei cadesse dalle nuvole. No, in effetti è un po' che stiamo controllando l'attività di suo marito. Ecco, allora non sarà difficile trovare le prove che vi servono, no? No. Molto bene, l'accompagno. E quelli che vorranno? E che ne so? Quando cosa scendi giù è meglio che non ti fai vedere, no? Mi metto un attimo ci batte due, eh? Buongiorno. Buongiorno. Il signor Romolo Giovagnoli? Sì. Ci deve accompagnare. Perché che avete bucato? Faccia poco lo spiritoso. C'è un ordine di custodia cautelare a suo nome. Un ordine di custodia cautelare a mio nome? Ma ci deve essere un errore, controllate meglio. Lei è il signor Romolo Giovagnoli, nato a Roma il 16 agosto 1963? Sì, sono io. Allora, nessun errore. Prego, ci segua. Allora, ma dove state a portare? Ma io ci ho da fare. Seduto. Io ho diritto a fare una telefonata. Detto seduto. Ho diritto. Problemi? Questo non vuole vedersi. Questo, se permetti, io sono l'avvocato Romolo Giovagnoli. Vabbè, vabbè, guarda, ci penso io, forza. Avvocato, si accomodi, grazie. Io sta cosa la vedo male. De mamme. Nuovo. Nuovo. Buongiorno. Ciao, io sono curato Spesino. Angelo Zingoni. Qualsiasi cosa ti serve, io te la trovo. Ok, grazie. Sono curato, mi scusi, una domanda. Ma quello lì? Ma che è muto? No, 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 è psicopatico. Un pazzo omicida. Ah, un pazzo omicida, ma ha preso un colpo. Pare. E ha ammazzato due compagni di stanza a mani nude. Pare. Sì, però dico in attesa del giudizio, perciò fino a prova contraria è innocente. Certo, fino a prova contraria è innocente. Strano è strano, eh. Magari lo sta a far portare un'infermità mentale, che ne sai? Certo. Hai visto mai? Accetti il consiglio, tu vuoi tenere buono? Sì. Spaghetti. Spa? Spaghetti. 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 Tu vieni con me. Shit. Tu perché stai qua? Well, I'm fucking here because somebody told me that I was drunk. They told me that I was, you know, I got crazy and I almost killed someone, huh? We had a few drinks, I was with my friends, and this fucking idiot, this fucking moron came here and wanted to kiss my wife. To kiss my wife, you know? Then I got crazy, blind, and then I crashed into him. And then it wasn't on the floor. I hit him with this fucking hand. And then I almost killed him. I almost killed this fucking idiot. You know? God damn it! So cazzi. Giovagnoli. Pronti? Frontale. Segni particolari? Ciabatta a fiori. Ma non so le mie. Ma hanno prestato. Ma superiore, io sono innocente. Qui siamo tutti innocenti. Pensavi di essere l'unico? Non ha fatto niente. Apri la 12. Ecco, questa è la tua suite. Ma sta cella è già occupata. E mi dispiace, ma le singole le ho terminate. A me non mi potete chiudere qua dentro. Ma cammina, va. Io non ho chiamato i miei diritti. Sì, sì. Io voglio parlare con il direttore. È occupata.
arrivato il direttore. Se sta a trombare tua moglie. Pure tua sorella. Io non ce ne sto nel tuo posto da merda. Prendila con filosofia. Tanto da vinder culo. Vuoi tu fini? Non c'ho nessuna intenzione, magna con voi. Tanta bella qua dentro. Era solo per essere educati. Guardate che cazzo ne sai di educazione, eh? Non lo sai con chi stai a parlare. Io sono un feroce rapinatore. E lui è un pazzo omicida. Ha ammazzato due persone a mani nude. Piacere molto lieto, Romolo Giovagnoli. Vado. Tanto ci si rivede. Buona giornata. Arrivederci. Quanto te ne metto? Tanto manco mannavo, già, basta. Domani parli con il procuratore, vedrai che lo tireremo fuori. Perché l'altra cosa invece, Ilde, a riflettici ancora un po'. Io aspettessi prima di comunicare a Romolo che avevo questa benedetta separazione. Non ho mai pensato a un momento migliore. Le sacce ti ha tradito, ma noi siamo persone moderne. Io l'ho amato davvero, e poi lo sai, non era ben visto dalla mia famiglia, e io l'ho sempre difeso. Romolo era un po' naif, ma mi faceva ridere, e mi sembrava innamorato. Invece sono uno stronzo. Vabbè, queste sono storie vostre, ma sappi che il carcere è un'esperienza terrificante. Vogliamo proprio aggiungerci anche quest'altra mazzata. Mamma? Sì? Salve, avvocato. Notizie di papà? Amore, non ti preoccupare. Ci pensiamo noi a tuo padre. Torna a casa domani. Faremo lo possibile. Vabbè, mamma, io sto uscendo. Arrivederci, avvocato. Ciao, amore. Romolo è un uomo forte. Figuriamoci se si lascia turbare da una notte in prigione. Spegni le luci. Fate poco casino stanotte, eh? Ma che sta a spegnere i candelini? Ma che sta a fare quello? Dorme. Ma che è gufo? Difatti caccia di notte. Ma perché che c'ha paura? Ma io? Camminavo lentamente per quel viale, mi ricordo che stringevo una bandiera con l'orgoglio e l'emozione di chi spera. Nella mente tu, schiuma da barba, spaghetti, deodorante e tre zoccoli, te stai annoiando. Pacco per Giovagnoli, quotidiano per Zingoni, topolino per Manolo, sopra io, ho finito. Oh, voglio vedere come legge sto topolino. Hai finito di controllare? Ha mannato tua moglie. È una bella donna. A me l'ha un bel nome, lo sai? Ciao, avessi io una moglie che mi arrampa così. Ciao, volevo pure io. Perché Pamela è la mia segretaria. 1 milione di euro, avvocato Giovagnoli. Passati dalla Saltur sul conto Idra.
che non è un nome in codice, ma il conto di un certo Marcello Idra, un pescatore di 92 anni che vive alla Spezia. Cosa c'entri con un pescatore di 92 anni? Su quel conto sono transitati negli ultimi anni ben 8 milioni di euro. Dottoressa, immagino ci siano degli scontri oggettivi che collegano questo conto al mio cliente. Tutto quello che è transitato su quel conto è stato versato da aziende di cui Giovagnoli ha curato gli affari. Senza contare i suoi viaggi alla Spezia, ogni 2 mesi circa. Questo che c'entra? Niente, niente. Per oggi abbiamo finito. Pranzo! C'è l'88. Che se magna oggi? Domma, che se magna? La solita sbobba. Che mi hai preparato oggi? Ah, domma, oggi mi è venuta un'ideona. Per antipasto ho preparato spiedini di gambero affogati in una salsa di pistacchio e seme di coriandolo, che è una ricetta comparata al carnevale delle Bibbia. Per primo volevo fare spaghetti che i vongoli, invece poi mi sono buttato sulla fettuccina funghi porcini con una spolverata di tartufo bianco d'alba. E per secondo, guardate che spettacolo, un'aragosta imbevuta e adagiata in un letto di pachino. Per dolce il tiramisù, che qui dentro non guasta. Insomma, levatemi la curiosità, ma vostra moglie, fatevi conto, in cucina com'era? Brutta, come tutte le altre stanze. Ci avete sempre abbattuto brutta. Mio padre era un gran lavoratore e diceva sempre: chi salite è padrone del mondo. Tuo padre che lavoro faceva? Niente. E te? Gli davo una mano. Don Mar, telefono, che faccio, rispondo? Io che non ci sto. Non riesco ancora a capire perché non vi siete fatte vive. Se non era per Pamela, io ero ancora qui mutande e maglietta. Problemi? No, io sto lavorando per la comunità. Ma qui si usa così. Ieri è toccato a lui e ho pulito io, vabbè. Oggi tocca a me e domani toccherebbe... Ritocca a te, perché io qui non pulisco. Poi se non te va, fa pulire Artù, no? Io dico polvere eravamo e polvere torneremo, ma che cazzo pulisco a fa? Pacco per la 12, signori, e vai, sono arrivati i vestiti. Io devo parlare con il mio avvocato, eh? Sì, sì, va bene. 20 minuti. Grazie. Avvocato, io da qua voglio uscire. Devo uscire, non ce la faccio più. Romola, lascia stare sereno. Dovrei stare sereno. Ma ne chiuso dentro una cella. Siamo un pazzo omicida. È un rapinatore, io dovrei stare sereno. Come faccio a stare sereno, eh? Gioffredi, che fine ha fatto? Mia moglie, mia figlia, sono spariti tutti. Romolo, da mantenere la calma. Siamo a un buon punto. Io da qua devo uscire. Non ce la faccio più. Io tra 2 ore parlo col GIP per gli arresti domiciliari. Domani te svieni il tuo letto, tranquillo. Sveglia. Perché non chiami tua madre? Rimane a dormire. Carlotta, bella di papà, io ti voglio tanto bene. Mi mancano persino le bollette del tuo cellulare. Non so quanto ci vorrà, ma so che presto o tardi riuscirò a dimostrare che è stato tutto un errore. Salutami tanto la mamma e dille che aspetto sue notizie. E ricordati che tutto quello che ho fatto l'ho fatto soltanto per voi. E non ti devi mai vergognare di tuo padre. Da questa storia ne usciremo a testa alta, te lo prometto. Ti abbraccio forte, papà. Basta, la volete smettere? Questa è una biblioteca, c'è gente che studia! Certo che c'è un sacco di bella gente qua dentro. Te perché sei qua? Hai rapinato un negozio di perucche?
Sto scherzando. Sto qui per colpa di un maledetto. Che se un contro prima o dopo, ti giuro che ammazzo. Così qua dentro c'è venne la residenza. E chi sarebbe sto stronzo? Non me ne stai parlando. Va bene, ti preoccupa. Che tanto contento al tempo lo trovavo. Il tuo problema è la distrazione. È chiaro? È proprio per la distrazione che quella sera, rientrando a casa, hai sbagliato appartamento. Socio avvocato, il mio appartamento è dall'altra parte della città. Perché è una forma grave di distrazione. Sei entrata nel palazzo e hai cercato di aprire l'appartamento. Ma le mie chiavi non aprivano. Brava. E allora lì sono cominciate le domande. È cominciato il panico, dice che cacchio è successa alla mia serratura, come mai le mie chiavi non aprono. Vuoi vedere che forse dentro c'è stato qualcuno? Allora è cominciata l'angoscia. Sono le 2 di notte. No, non le 3. Meglio ancora. Le 3 di notte dice a chi sveglia a quest'ora? Che faccio? Allora guardo di qua, guardo di là. Miracolo. Un piede di porco appoggiato sopra il davanzale del finestrone. Hai preso? E hai aperto l'appartamento. E solo dopo un'attenta analisi ti sei reso conto che l'appartamento non era il tuo. Però in quel momento sono arrivate le guardie e ti hanno portato via. Senza nemmeno darti il tempo di chiedere scusa agli inquilini, che sicuramente avrebbero capito. Ma è andata proprio così, avvocato. È andata proprio così. La ringrazio di cuore. Ecco qua, il distratto con Mimo. C'è 2 pacchetti di sigarette. No, certo, mi dimenticavo. Grazie di cuore, avvocato, lei mi ha salvato la vita. Il distratto lo devi fare dopo, hai capito? Dopo. Era un avvocato davvero, tu è cascato in disgrazia, un po' come te. Però tu gli chiedi un consiglio, lui trova la maniera per farti risultare innocente. Bravo e bravo, ti potrebbe dar pure una mano. Ho capito, ma io sono avvocato, e poi con quello che paga l'avvocato mio. Comunque, grazie, don Mano. C'è una sigaretta? No, no, non fumo. Ma che vi siete persi? Ho detto che non fumo. Ho smesso tant'anni fa con l'ipnosi. È stata dura, però alla fine ci sono riuscito. Ma quanti siete sotto sta maglietta? Ragazzi, buoni, buoni. Lasciato perdere, questo non c'è sacca la testa. Che sigarette ce penso io, non vi preoccupate. Tutto bene? Problemi? Che problemi di che cosa? Niente, stavo a parlare di calcio. Ma questo fatto di sta zona? Ah, ho detto laboratorio, ma c'è un laboratorio nuovo, può essere interessante. Angelo, grazie per prima. Grazie? Caspita, non pensavo che la parola grazie fosse nel tuo vocabolario. Grazie, dice. Guarda che se di me ti sbagli. Mio padre faceva il calzolaio e mia madre la casa lima. E hanno fatto un culo così per farmi laureare. Ho conosciuto una ragazza ricca e l'ho sposata, sì, è vero. Però fa il signore i soldi suoi, invece ho fatto tutto da solo. Scusate, con l'aiuto dell'associazione volontari siamo riusciti ad avere questi computer. Chi vorrà partecipare lavorerà su nuove tecnologie e imparerà un lavoro che potrà usare al di fuori di qui. Il corso comincia adesso. Chi non è interessato se ne può anche andare. Ma è vero che c'è tanta gente che si è arricchita con i truffi su internet? Eh certo. Vai. Tu ci capisci le computer? Non più di tanto, perché tu sei capace. A me me lo dici. A me Bill Gates mi porta a spazio il mouse. Datela fa, se lo vuoi. Lei che dice, nana? Questo potrebbe piacere a mia figlia? Certo, signor. E poi qualcosa troverà da mettere. Ci ha comprato tutto il campionato. Campionario, si dice campionario. Lei pensa che io vizi un po' troppo mia figlia, vero? Ma due vestitini, signor. E poi se si mette sti da, quando si mette? Perché io non potrei indossarli? Sì, anche lei è tanto giovane. Carina. Posso mettere sti vestiti per terra che mi fa male la schiena? No, 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 no. Carlotta è in un brutto periodo. Questi regali la renderanno felice. Hai visto quanti bei regali? Guarda, e questi quanto sono belli. Che c'è, piccolina? Mi sento un po' in colpa per papà. Carlotta, ho capito, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo piangere? No, però poverino, secondo te perché non si fa sentire? Forse non può, forse si vergogna. Vabbè, ma di che? È tutto un errore, no? Carlotta, tu conosci tuo padre e le sue manie di grandezza. Poteva entrare nell'industria di tuo nonno, invece ha scelto di testa sua. Lo so, però non voglio che pensi che lo stiamo abbandonando. Dai, stai serena.
Vedrai che presto le cose si rimetteranno a posto. Speriamo. La separazione. E intende addossarti tutta la responsabilità. Poi dimostra che te ne amante. E stinga a parlare di certe foto in che te e una certa Valeria Moscata. In atteggiamenti, diciamo, inequivocabili. Ci ha fatto seguire da un investigatore. A me di questa Valeria non me ne frega niente. Io a lei le voglio bene. E poi io... c'ho Carlotta. Io devo uscire da qua. Io le devo parlare. C'è un altro po' di tempo. Ma tutti gli altri che fine hanno fatto? Senti, qua deve essere incidente. Perché ce la cavemi. E perché la Rosata non tiene niente mai. Ah, niente. Quella conosce tutti i miei conti correnti, i miei spostamenti, i miei appuntamenti con chi, dove e quando. Cose che nemmeno tu sapevi. E in quanti eravate a conoscerle? Io, Gioffredi, la mia segretaria e tutti quelli coinvolti nell'operazione. Ma dubito che possano aver parlato. Sei sicuro? Sì, bastardo. Sono stata io a dare tutte le informazioni al magistrato. Quante bugie mi hai raccontato? Ilda, ma è soltanto un'avventura, un'avventurina piccola. Mi fai schifo. Senti, Ilde, adesso siamo pari, eh? Io ti ho tradito e tu mi hai denunciato, a me non mi importa. Però ti prego, non roviniamo tutto, amore. Amore un cacchio. Senti, io credo di aver pagato abbastanza. E poi la mia età lo fanno tutti, i figli crescono e uno ha bisogno di sentirsi giovane. Gli ormoni impazziscono e si tradisce. Sì, tu hai tradito tutto di noi. Hai tradito ciò che mi hai promesso quella notte sulla spiaggia. Te lo ricordi? Sicuro, caro io. Dimenticami. E dimenticati anche di tua figlia. Sto scherzando, sto scherzando. Ilde! Ilde! Ma tu te rendi conto? Cioè, mia moglie per vendicarsi è andata dal magistrato e gli ha raccontato tutto quello che sapeva sui miei affari illeciti. D'altronde però se crolli te, crolla pure tua moglie, eh? No. Qui se c'è uno che crolla, so solo io. Quella c'ha i soldi per fare una guerra. Che oltre che ricca è pure nobile. Ma l'amante tua com'era, buona? Valeria. Valeria è una bomba sexy. O con l'air Viagra, mo prendo come tranquillante. Ah, ma no. Ma vuoi finire con sta cannuccia? Grazie. Vai avanti, cartolina. Cioè, non ci si può credere. Questo è un pazzo omicida, c'è qualcuno che sta prendendo la briga di scrivergli. E io sto qua e non posso vedere mia figlia perché mia moglie glielo impedisce. Mica c'è una legge che obbliga i Vienna a trovare il padre in carcere. Ti penso sempre. Io ti voglio bene e continuerò a scriverti, sperando che prima o poi tu possa rispondermi. Una lettera per papà? Mamma. Sì. Anch'io gliene ho scritta una. Le mandiamo insieme? Ok. Lasciala pure in camera mia quando hai finito. Ma possibile che non sei neanche capace di tirare una palla di carta in un cestino? Ho tirato così, mica. Ma che tiri così? Ma mo te faccio vedere io. Tirare la palla di carta in un cestino è una questione di tecnica. Prima di tutto bisogna avere la mano leggera. E poi la palla deve cadere nel cestino, come una foglia che cade dall'albero in autunno. Guarda me, eh. Hoppla! Giovagnoli, Zingoni, sala visite. Eccoci. Monica. Ciao. Pamela. Avvocato, ho fatto i salti mortali per venirla a trovare. Non avendo legami di parentela, ma alla fine ce l'ho fatta. D'altra parte, chi ha legami di parentela con me mi tiene a dovuta distanza. Avevo capito qualcosa. Sua moglie non mi ha voluto parlare. Anche Gioffredi. Non mi riceve più. Me l'aspettavo. Ma ormai è solo questione di pochi giorni, guarda. Una volta uscito da qua, la prima cosa che faccio è sistemo lui. E poi, per quanto riguarda il suo stipendio, ci penso io. Ma lo stipendio è l'ultimo dei miei problemi. Che ti sei imbambolato? No, mi sembra che avevi un insetto che ti volava sulle spalle. Ah. Vabbè, vedo che non ti è passata la voglia di scherzare, eh. Così, così. Lavoro come va? Bene. Internet mi dà un sacco da fare. Anche Piero navigava sempre su internet. Ah. Siti porno e giardinaggio. Giardinaggio? Sì, sì. Su come coltivare la marijuana. Perché sul consumo era già un fenomeno di scuola.
mi manchi. La vita era più bella quando sapevo che potevo chiamarti in qualunque momento e che tu saresti corso da me. Era un po' zerbino, eh? Eri una sicurezza. Con quello con la moto come va? Non sono qui per parlare di lui. Come stai? Da quando t'ho vista, un po' meglio. Non so, fai complimenti. Più bella la tua fidanzata. E mica la mia fidanzata. Quella è solo un'amica, magari. Io sono single, so. Per scelta sua. Che famo, organizziamo una partitella. E come famo? Siamo pochi, siamo. Chiediamo a Don Mario, no? Don Mario! Che andrebbero fatti raddugarci ai suoi ragazzi? Che dite, riga? Ma va, siete buoni? Scusate, volevo tirare sotto il 7, ho tirato sotto all'ora. Bravo, Mani, bravo, sti viene. Stava via con me che ha rimbalzato. Vattene! Ma che è un coltello? Come, che cazzo? Ma che c'è in testa, eh? Cazzo state. Allora, scusa, te lo dico come rigorista, sei proprio una frana. Ma che è un coltello quello? Che fanno questi due? Hanno visto troppo, portiamoli via. Camminatevi. Cammina. Quando torni? Cammina! Sti due lasciamo qua, prima che li trovano. Con questa attitudine che ci fanno? Si portiamo come ostaggio. Sali? No! E se tu lo ostaggio ti ammazza come una gallina, sbrigalo! E tu? Ma io sono da solo. Ma dico, ma ci avete visto bene? Signore caro, ma c'è di meglio in giro, ma tra tanti proprio a noi è andato a prendere, signore. Togliatevi i vestiti! Levatevola. Io non mi spoglierò mai, capito? I mutande! Che scena la prossima? Questa non è. Ma ti rendi conto? Quelli erano assassini. Ma io vorrei sapere, perché ci hanno lasciato in mutande questi qua? E perché? Per metterci in difficoltà, no? Così loro guadagnano tempo per la fuga e noi non possiamo avvisare la polizia. Qui bisogna costituirci. Dobbiamo trovare un telefono a tutti i costi. Oppure un passaggio. Mi perdoni l'abbigliamento, ma siamo due vasi. Ci servirebbe un passaggio per il carcere. Non è che passa, ammazza la fiducia, oh. Ma c'era proprio bisogno che io dicevo che eravamo due vasi. Come facevo? Eh certo, come facevo? Come se domani mi presento davanti alla scuola e faccio buongiorno, sono un maniaco sessuale. Le farebbe piacere se accompagno sua figlia a casa, no? Ma poi non vedi che macchine vanno in giro questo? Questa è tutta gente di classe. Mazzazzoni! Oh, ma che ce l'hanno con noi, ce l'hanno? No, chi cinghiali? Vergognatevi! Bel quartiere pure questo, Day in, day out, we'll brew it right. Go to a better day, we'll go to a better time. Sister Mercy, in December, I'll find a shelter of yours, even. Brother, brother, what's the price we
Bastava la galera. Pure evasione ci voleva. Ti sta sempre a lamentare. Se un ronzione entra la testa, per un giorno di ferie, non te sopporto più. Ma quello è il problema. Troviamo un telefono, chiamami i carabinieri e ci facciamo riporto in carcere. E che ce l'ho qui a trovare un telefono? È pieno. Ferma, tu. Ecco qua, c'è in casa là. Entriamo dentro e gli chiediamo se ci fanno fare una telefonata, no? E che ce l'ho? Vestiti così. Siamo due vasi? Sì. Siamo due tipi pericolosi? Sì. E allora ce la faranno fare una telefonata? Speriamo. No, mo. E datte una pettinata, non fa qua la faccia da funerale. Quanto ci voleva bene. Aveva solo noi amici. No, aveva anche due nipoti che non riconosceva, che vivono in Australia. Tu immagina che come l'hanno saputo sono corsi all'aeroporto per venire qui. Ecco, sono arrivati. Salve. Oh! Come avete saputo la notizia? Siete venute come stavate, in mutande. Venite a salutare nonno. Nonno Gennarino. Venite, venite, che il nonno Gennarino vi aspetta. Sono contento. Ma che ha fatto un frontale con la rondine? Bacia a nonno. Nonno. Nonno! Cosa state facendo, mio nonno? Ma voi chi siete? Noi essere nipoti di Australia. E voi chi siete? Beh, forse... Due zozzoni in mutande. Come vado a informare? E poi lo faccio sapere! Ferma, io ti do una pizza! Ma via! Oh, via, via, quello mi ha dato una pizza! Andiamo adesso, eccoli! Perché sono avvelenate, insomma! Sono avvelenate! Avvelenate la mignotta! I tre evasi pericolosi sono già tornati in prigione, mentre gli altri due sono ancora a piede libero. Risulta inspiegabile soprattutto il gesto dell'avvocato Giovagnoli, marito della contessa Hilde Aldebrand. Have you found the better man? I've been trying to find myself. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone, someone else, that's me. Go lightly from my back to another door. Go lightly for you. Oh, guarda là! Ma sa che c'è una festa? E andiamo a chiedere se vanno a telefonare. Gli diamo che siamo due naufraghi. Sì, che siamo scappati dall'isola dei famosi. Perché ma no? Tanto è greco. Ma è una merda. Arò, non c'è nessuno. Davvero? Allora entriamo. Ma che mazza che posto strano. Ma beh, se un armadio è grosso. Mamma mia, guarda la roba che c'è sta qua. Guarda la c'è. Arò. Guarda che ho trovato! Ma che è incricito? Ma che è incricito? È un telefonino! Spieghi, chiama la polizia, dai! Dai! Uno? Lo so! Vabbè! Uno? Lo so! Ho capito! Ehi! Questo è il mio telefono! Modello unico di mio amico designer! Designer? Veterinario? Comunque guarda che volevo solo una telefonata! Ma chi sono questi, Aro? Come modifiche, che ne so! Noi siamo evasi! Che evasion? Evasion! E tutti evasion! A tutti evasion! Tutti evasion! Evasion! Che ne so? Non sapeva la gente anche un po'. Forza, che tardi, veloce, veloce, via, 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 via. Forza, vai, vai, sbagliare. Veloci! Ragazzi, non ci vedo. Quando arriviamo giù smaterializziamo. Ma che fai, sculetti? No, un ambiente. Forza, basta cambiare. A cambiare sul secondo punto. Quelli chi sono? Ma non lo so, poi con quelle mi danno a scendere. Principeri! Andiamo con sorrento! Sabotatori! Dai, fuori Romolo! Fino qui si ambientiamo troppo! Stanno ancora a seguire? No, l'avevamo seminati.
Mamma mia, in alto giro c'era una maglia rosa. Sì, ma fatta da Adelana. Senti, qui comodità che c'è? Sì, i bottoni. Mazza, quanto è bello qua. Ma guarda che cielo stanotte. Che ha fatto? Mamma mia, ci stanno pure le stelle, però. Mamma, che botta. Ma che sta buono, ma che sta raccogliendo? Chissà chi ha buttato? Ma che sta scherzando? Questa è una coperta. Io mi sta venendo pure una mezza prurita. Io invece copro a Romolino. Cioè, fammi capire, tu vorresti dormire sulla spiaggia? No, devo essere sincero con te. Ero un po' indeciso tra un albergo a 5 stelle e un resort sul mare. Poi dico, sai che ti dico? Ma dormo qua, visto che non c'è niente da fare. Come la vedi? Come la vedo? Cioè, io dovrei dormire con te, sotto a sto dello zozzo, in mutande, in balia pure dei granchi. No, paura fa come ti pare, io vado a dormire là da solo. Vedi un po' te, Romolino. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Io non ce la posso fare. Angelo, tu sai che sta a pensare? Che? Che quella stronza di mia moglie che ho voluto troppo bene. Bravo. Una volta stavo in macchina. Amore, non cambiare mai. Che ti ha fatto? Ma sono fatto 30 km prima. Sai, mi sta a far pensare? A quando ho accompagnato mio fratello al tribunale per divorzio, l'ex moglie ha detto: speriamo che il giudice mi dà 1000 euro al mese. Tuo fratello che gli ha detto? Speriamo, se ti dà il giudice. Lo sai che ti dico? Dormiamoci sopra, va. Buonanotte, Romolo. Buonanotte. Romolo. Che sta a dormire? No. Tengo l'occhio chiuso, sennò mi entra la sabbia. Lo sai che stavo a pensare? Ognuno di noi c'ha un destino segnato. Noi dobbiamo solo reggere. Come diceva il grande Jim Morrison, non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi. Purtroppo la gente è cattiva e giudica solo dalle apparenze. Se la gente ci conoscesse meglio, capirebbe quanto siamo buoni, sensibili, profondi e soprattutto due persone serie. La porta! Guarda le porte! Angelo, che è scoppiata la guerra! Oh! Che briga, mi hanno pure riformato! Che cervello è stato riformato! Questi ci stanno a sparare addosso, alzati! Sta per quinta colpa, mi chiami! E non che fa? E che fa? Ma come pregano? Corri, che c'è un faro! Dietro! Corri! Dio, corri! Corri, Angelo, corri! Salve! Sera! Sera! Stop! Stop! Chi sono quei due deficienti? Stop! Stop! Ma hanno rovinato la scena! Ma quale guerra? Ma questi stanno a giro in firme! Dacci vostra! Roba da cagasse sotto! Già fatto! A testa ragazzo, bomba coppio! Ma qui i due deficienti! No, ma sai che questi ci menano, no? Ma Angelo, c'è San Furgone! Corri, nascondiamoci dentro! Just ain't seen you so with it. I was drinking smoke, it's never right in the city waves and laughing at good. Aro, ci hanno chiuso dentro. Meglio così ci beccano, no? Scivo di trambata. Ma che sto coso muscio? Senti che roba? La roba è SRC, mi stai a toccare il culo, eh. Mamma mia, non si vede niente qua dentro. Qui c'è uno scatolone, oh. Ci stanno dei vestiti. E beh, mettiamoseli, no? Mamma mia, non ce la faccio più a stare chiuso là dentro. Aria. Almeno non stiamo mutando, oh. Dici, guarda che roba. Mi spieghi una cosa? Perché ti sei preso il vestito della costa, te? Perché tu come ostrica sei stupendo. Guarda che perla. Grazie. Andiamo a cercare i carabinieri, che meglio. Oh, ma dove eravate finiti? Gli spettacoli stanno per cominciare. Dai, seguiteci, dobbiamo andare. No, è che noi dovremmo fare una telefonatina, signorina, gentilmente. Ma non c'è tempo. Forza, ragazzi. Scusate, ma dove siamo? Dove siamo? Zomarin. E noi che dovremmo fare? Siete animatori, animate. Ah, e voi chi siete? Animatrici. Dai, ragazzi, andiamo. Dicono che andiamo. Dai. Guarda che animatrici. All'anima, guarda che animatrici. Oh,
qui bisogna dare una soluzione. O trovavo l'uscita o trovavo un telefono. Giusto. Scusa Giovanni, ma che c'è un telefonino? Sì. Puntiamo tutto sull'uscita. Che è meglio, va. Ciao. Ma che mi allunghi le mani? No, so che le. Che so che le. Che so che le, so che le, signore. Che è le. Oh, che famo. Che famo, che famo. Troveremo un poliziotto, un carabiniere e gli chiediamo se ce li porta in carcere, no? Andiamo a trovare un poliziotto, un carabiniere. Ramalo! 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 Mamma mia, che caldo. Lo dici a me, c'ho una sete che pagherei qualsiasi cifra per un goccio d'acqua. E che adesso? Fa un bel assegno al frighetto. Ma tu non ti senti osservato? Delfino curioso. Ma dove eravate finiti? Forza, dai, che abbiamo ancora tante cose da fare. Oh, ma se eravate finite voi? Dai. Ma che te spigno? Guarda che sono la costa, mica anche parto. Ecco dove li avevo visti, in televisione. Angelo, ti prego, ti ha messo coso, che vado a cercare il bagno. Ce la faccio più. Cucciolo, sta buono! Non ti incazzare! Scusa! Cucciolo, pensavo in al bagno! Sta buono, sta buono, sta buono! Oh, esco subito! Ma che fa scambiare per cefaletto? Come cambia la mia paperella? Oh! Proprio bravo. Ma che l'aveva al circo prima? Oh, sono arrivati i carabinieri, va. Era ora. Come vedo, dottoressa, noi ci hanno obbligato ad evadere. È palese, eccoci. Sì, lo sapevamo già. In effetti ci sembrava strano che faceste parte della banda. Poi abbiamo capito che eravate delle vittime. Ecco, brava dottoressa, noi siamo vittime. Noi siamo vittime di questo. Sì, sì, rispetto al reato di evasione, sì. Ma dovrebbe riflettere su quello che è successo, avvocato. Apri la 12. No. Ui! Che piacere. Siete tornati. Il galletto e il l'uovo sodo. Ah, ma allora ce l'hai la lingua? Che cazzo hai detto? Notizia dell'ultima ora. Gli ultimi due evasi sono rientrati in carcere. Sì, avete capito bene. Non sono stati riportati in carcere, ma si sono presentati spontaneamente. Angelo Zingoni e l'avvocato Giovagnoli sono stati scagionati dal reato di evasione. Erano stati obbligati a seguire gli evasi. Mamma! 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 Perché io ti voglio bene e continuerò a scriverti, sperando che prima o poi tu possa rispondermi. Ti penso sempre. Ciao, Carlotta. Carlotta! Carlotta, fermati! Ma che è successo? Non hai mai spedito nessuna lettera, vero? Qui c'erano le mie emozioni. L'amore per mio padre, mamma. Tu ne hai fatto spazzatura. Papà ha scritto, vero? Ho buttato pure quelle. Lasciami spiegare. Cos'è stato un altro errore della dama delle pulizie, no? Carlotta! Perché l'hai fatto? Perché noi lo amiamo, mentre lui è un mascalzone, uno stronzo, un egoista! È mio padre, mamma. Sei l'unica cosa bella che è rimasta nella mia vita.
Mio padre sa dove era. E non puoi impedirmi di vederlo. Carlotta! Ciao Monica, come stai? Io, nonostante tutto, bene. L'avvocato dice che dovrei riuscire a cavarmela con poco. Contiamo molto sulla condizionale. Mo chi è che suona? Va a vedere chi è, va. Ciao! Au, e io questo non lo sopporto. Ma poi non si cambia mai, sempre vestito uguale. Ho pensato molto a quello che mi hai detto. Anche tu mi manchi molto. Ti prometto che non mi offenderò più se mi chiamerai solo amico. Anzi, me lo farò bastare. Il tuo caro amico, Angelo. Carlotta. Ciao, papà. Bella di papà. Che sorpresa che mi hai fatto. Quanto mi sei mancata. Mamma ha fatto di tutto per tenermi lontana da te. Ma in fondo non è stata tutta colpa sua, no? Ma lo sai che sei proprio bella? Inspiegabile, con un padre come te. Allora, che mi racconti il bello? Niente, sempre le solite cose. Vabbè, a parte che sono rimasta incinta e che ho dovuto abortire perché non sapevo chi era il padre, però tutto a posto. Papà, sto scherzando. Sei tutta tua madre. Ma te sei matta, mi ha fatto bene in colpo. Senti, papà, se... Insomma, se tua mamma vi separate, io voglio stare con te. Ma in cella già siamo in tre. E poi non è tutta bella gente. Penso che tua madre disapproverebbe. Parlo sul serio. Davvero? Sì. Ti voglio bene. Anche io. No, I really can't complain. Cosa ho letto su una rivista scientifica? Che se uno ha gli occhi azzurri, nella testa c'ha l'acqua. Tu che colore ce l'hai gli occhi? Maroni. You know I really shouldn't moan. You know I really can't complain. Cos'è in finale qual è il problema che hai? È che io non c'ho paura da morire. È che c'ho paura da soffrire. Alla fine vorrei morire come è morto mio nonno, capito? Nel sonno, senza accorgersi di niente. Non come gli altri quattro che stanno in macchina con lui. Senti questa, Romolo. 10 figli, un solo stipendio. Cosa devo fare? E che devi fare? Tromba di meno, Chicco. È una bella idea. Io certo, direi. Spara alla moglie due volte per errore. Forse la prima, Alicia. Oddio, ma questa l'ho letta, la prima, ecco qua. Senti che bella questa. Cieco, scappa alla vista dei vigili. Si vede che ne vota vedere. Può darsi. Invece il Costa Rica si può vedere. È come se si può vedere. Ti piace? Sarebbe un bel posto per ricominciare, lo sai. Ma perché non vieni con me? Verrei volentieri. Allora fammi una cosa. Il primo che esce aspetta l'altro. E poi partiamo insieme. Che può fare? Davvero? Ok. Promesso? Promesso. Eccola, si è svegliato Beffa. Finita la pace, Sì. Allora, stammi a sentire. Tu devi dire queste cose. Quando hai scoperto di essere cornuto, oh, da arrabbiare, è una cosa da zio. Dicevo, quando hai scoperto di avere le corna, tu eri contenta. Eh sì, pensaci bene, perché tua moglie ti tradisce con un uomo alto, giovane, ricco e intelligente. È un motivo di vanto, no? Di grande soddisfazione. Quindi quando hai avuto la prova certa dell'adulterio, sei andato a casa tutto felice perché volevi festeggiare. Sei entrato, c'ha l'amore, hai preso una bottiglia di champagne e il coltello perché volevi tagliare due fette di prosciutto. Tua moglie ha detto no, non ti preoccupare, il prosciutto lo taglio io. Tu hai detto no, amore, lascia, faccio io, vedi il coltello, acchiappi il coltello, dammi a me, posa a me, e tua moglie involontariamente si è infilzata. Una tragedia. Una tragedia? Due pacchette di sigarette. Ma lo sai?
Che non me l'aspettavo manco io. Pensavo di non capisce niente del computer. Guarda, se gira gira diventerà il mio lavoro del futuro. Ma guarda che una volta fuori da qua, a te, ci penso io. Ma in Costa Rica mica ti servirà il computer, massimo ti servirà il costume. Ma davvero mi aiuteresti? Ma sta scherzando. Oh, alla mia amante. E poi sarebbe quella che mi ha rovinato con mia moglie. Io ho sistemato tutto il parentato. Per ultimo il fiore della Filippina, un certo cos'è? Ma dai. L'ho fatta entrare in un autosalone come tutto fare. Autosalone? Eh. E che autosalone? Ma che so, ma chi se lo ricorda? Pensa che il posto l'hanno assegnato un altro e io sono riuscito a farlo manda via. Sono troppo forte. Allora è stata colpa tua. Ma sei scemo. Allora è successo tutto per colpa tua di una mignotta. Ma che me stai di Dio? Magari di quello che non ha segnato il posto. Sì, sì, quello che è stato costretto a fare la rapina. Adesso sta in galera come uno struzzo. So io, so. Come per cazzo ne posso sapere, Angelo? Ma sei proprio un pezzo di merda. Io t'ammazzo. T'ammazzo! Ma che è morto? Oh, ragazzi, raga! Rigore netto! Ma quale rigore? Ma che sei a Dio? Ma come la stessa come un lenzuolo, come stai a dire? Ma si è cascato da solo! Ma che te sta a mettere che mi ha cioccato una gamba? Comunque rigore lo batto io, No, se permette la gamba mia, e rigore lo batto io. Ti sei fatto male? No. Angeli, scusami se ti rovina la vita. Mica mi hai obbligato te a fare rapina. Però se insegni rigore, stavolta ti ammazzo davvero. Necessaria sta cosa? Sembra che un rilasso. A lui? Liberante al 12. E poi? Angelo Zingoni, ordine di scarcerazione. La Zingo, prepara la zampogna che devi andare a casa. Day in, day out, we'll brew it right. We'll go to a better day, we'll go to a better time. Spiace. Ma di che? Per me è questione di ore, oh. Mi raccomando. Quando esco da Anna con Costa Rica, Anche perché mi hai permesso. Ah, lo sai, sì. Andiamo, Zingoni. E te non ti preoccupa che la infermità mentale della danno. Anche perché te la meriti tutta, oh. Se rimane in piedi. Arrivederci. Al mare. Anche se tu non ci credi, dimmi cosa vuoi sapere. Cosa vuoi di questo amore? Anche se un po' di tempo, credo, spero, penso, sento, voglio essere importante per te e non per la gente. La tua roba è tutta qui. Tutta qui. Ma Monica, non so proprio come ringraziarti, guarda. Ma figurati. C'era il proprietario di casa che ti stava buttando tutto per strada.
Non avrebbe avuto neanche tutti i torti. Erano mesi che non gli pagavo affitto. Lo so. Adesso che pensi di fare? Bella domanda. Onestamente non lo so. Se ti va, puoi venire a stare da me, almeno per un periodo, finché non trovi un'altra sistemazione. Sì, ma quello con la moto, che ne pensi? Quello con la moto l'ho mandato al diavolo, con tutta la moto. Era uno stronzo. Se ben ricordo, anche quello con Ferrari era uno stronzo. Io sto cercando un uomo, ecco, uno... Un po' meno stronzo. Sì. Monica, io sono disgraziato, non c'ho lavoro, non c'ho casa. Ma poi scusa, ma non eravamo solo amici? Eravamo. C'è una faccia. Che buco. Se per consiglio del Mario va a parlare con l'avvocato, quello ti risolve tutto. Dici? Dico sì, dico. Si è fottuto. Eh sì, perché si tratta di soldi, capito? È complicato. E tu me lo insegni, collega. Per prendere quota bisogna sapersi liberare del superfluo, abbandonare la zavorra. A mali estremi, estremi rimedi, perciò si anda a me. Denuncia tutti. Ma sì, solo così ti puoi salvare, capito? E ricordati sempre quello che dice il saggio. E che dici? Tu riotto. Noi ci riunivamo tutti i venerdì sera presso il ristorante Venus, che si trova vicino all'aeroporto. E eravamo io, Goffredi, che si occupava del parco. Del mondo imprenditoriale e a dipendenti della pubblica amministrazione. Le accuse sono di... Arrivederci. Chiudi che fa, corrette. Omela. Lei è l'unica persona che mi è stata vicina in quest'ultimo periodo e non ho parole per ringraziarla. Potresti cominciare ad andare nel tuo. La mia macchina è di là. Abbiamo cercato di fare una cosa divertente così per drammatizzare un po' la vita carceraria. Ma davvero l'hai progettato tu? Io, quei ragazzi al terzo braccio. A me mi rimaneva facilissimo, mi credi? Ma dai, perché non facciamo qualcosa insieme su internet? Forse perché ci mancano i soldi? Ma guarda che ci sono sovvenzioni regionali, finanziamenti statali. Anche per ex galeotti? Boh, questo non lo so. Ma tanto noi non abbiamo bisogno di molti soldi. Una società insieme? Io e te? Sì, io e te. Vieni a pranzo con noi oggi? No, meglio di no, dai. Non vi vedete da un sacco di tempo, avrete un sacco di cose da dirmi. Tanto non mancherà occasione per conoscere il tuo amico, no? Sempre non parte subito per Costa Rica. Gli avevo promesso. Speriamo che non se la prenda qualche mia idea. Eravate in carcere. Vedrai che non ci pensa neanche più lui a Costa Rica. Amici miei, questi vanno per il Costa Rica! Costa Rica! Costa Crisi! Costa troppo! In Costa Cazzo! Guarda queste ragazze, salta sole. Vediamo qua, sta buono. Bellissime! Vi farebbe piacere di brindare con noi, eh? Sono arrivate. Guarda le gnocche. Oh, eccole qua. Prega, accomodatevi. Voilà. Ciao, piacere. Piacere, Carmen. Romolo. Ciao. Laura, piacere, Romolo. Piacere, Carmen. Ed ecco, Carmen. Prega, accomodi, Laura. Ho il piacere di presentarvi lo sponsor ufficiale del sorriso. Eccolo qui, Angelo. Ciao, Angelo. Ah, ecco. So, Carmen.
Zoro, gentilmente se ci porti altri 3 bicchieri per queste nostre 3 affascinanti fanciulle. E poi se porti via la torta, gli dai in taglio, Com'è qui da sole? Giornata tra amiche. Beh, ho parcheggiato i fidanzati a casa. Beh, era ora. Ne avete messo in doppia fila. È sempre simpatico così. Come dire, è costituzione. Cosa festeggiate? Un bellissimo viaggio, vero? Beh, non so se ancora se partiamo, Ci abbiamo un po' di problemi con i passaporti. Eppure ora li danno in pochissimi giorni. Ma non a tutti. Ma dove andate esattamente? In Costa Rica. Ma davvero è ancora per te? Ma stai scherzando? Mare, spiagge, sole. Vivremmo in una villa incantevole. Ecco la mossa chiede. Angele, svegliate, no? Io in Costa Rica non ce vengo. Io in Costa Rica ho trovato qua con Monica. Ma che significa? Io fuori mi porto mia figlia. E forse mi raggiunge pure la mia segretaria. E fa la stessa cosa con Monica, fa venire pure lei, no? Ma se fosse lei io ci verrei. È che Monica qua ha un progetto. E me lascia qua, chi se ne frega. No, perché di questo progetto faccio parte pure io. Arò, io non sto a scherzare. Io con te in Costa Rica non ci vengo. Tu, me l'avevi promesso. Ma t'avevo promesso quando stavamo in carcere, Arò. Lì il sogno di un paese lontano è una cosa bellissima. Ma la vita reale è un'altra cosa. Ti facevo il rapinatore che gli palle. Va bene, non ti preoccupare. Resta qui con Monica uccidua. Ma parli proprio te! Che hai denunciato tutti i tuoi complici e uscito dal carcere. Ho detto una cazzata, Tu vorresti venire qua, da ex carcerato, con tutta la gente che ti evita come se ci avesse addosso la peste. Ti preoccupa. Vada Monichetta qua, va. E lasciami da solo, fammi il piacere, va. Il conto lo pago io. E brindo pure da solo. Azzurro, ti ho chiesto lo champagne, ma portate il prosecco. Ma che sta a dieta? Allora io vado. Adesso dove andrai? Nella villa di mamma sul lago di Como, poi vedrò. Buona vita. Hilde, io non t'ho sposata per i soldi. Lo so. Io ti amo. Mi sembra un po' tardi. Vedi di crescere, Romolo. Lo so, dottor. Ma che cazzo ha fatto a sti capelli? Mi è scoppiato l'ufano in mano, dottor. Come pulito, dottor? Romolo, mi hanno detto che hanno quasi finito. Novità sul mio sub? L'hanno portato via, è sotto sequestro. Che bastardo. Pamela, è arrivato il momento di parlare di lavoro. In Costa Rica avremo bisogno di un bel po' di soldi. Dovremmo trasferire là del capitale. Ma i tuoi conti sono stati bloccati. Non tutti. Nella Bank of Thailand ci sono ancora 2 milioni di euro. Dovrei trasferirli in una filiale qualsiasi del Sud America. Questo è il numero del conto. Mi raccomando, mi fido solo di te. Hai capito tutto? Sei tu che non hai capito, papà. Carlotta, ma l'ho fatto anche per te, Ho dei progetti per noi due. Non sei cambiato. Carlotta! Non ti voglio più vedere, vado a vivere con mamma! Carlotta! Addio, avvocato. Thank you.
Bene, 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 bene. Sai, noi siamo una piccola società che lavora nella New Economy. Tu a livello contratti internazionali come te la cavi? Beh, mi sono laureato proprio con una tesi sulle leggi internazionali che regolamentano il web. C'è anche scritto sul curriculum, eh? Sì, 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 bene, bene, bene. Pieno, hai qualche domanda da fare? Che fai, canne? Come, scusi? Sto scherzando! Buongiorno, sono Romolo Giovagnoli per il colloquio. Prego, si accomodi, può attendere qui. La ringrazio, molto gentile. Arrivederci. Arrivederci. Signor Giovagnoli, può accomodarsi. Eccolo. Corridoio a destra, terza porta a sinistra. Ciao, amore. Potresti venire un attimo di là che ti devo parlare? Sì, arrivo subito. Mi continui tu, per favore, qua. Grazie. Avanti. Buongiorno. Senti, c'è un problemino con la regione che bisognerebbe andare a chiarire. Ci vado subito. Tu come stai? Bene. Certi giorni ho la paura di svegliarmi e scoprire che non sei più vicino a me. Forse la testa è ancora in cella con Romolo. Chissà che fine ha fatto. Si starà godendo i suoi soldi in Costa Rica. Vero che ha lavorato con molta gente importante. Modestamente. Ma negli ultimi 2 anni? Niente. Ma diciamo che mi sono preso, come dire, un anno sabbatico. 2 anni? Vabbè, comunque lei ci avrà una preparazione su New Economy, Internet e Social Network. No, niente di tutta questa roba. Io faccio affari e posso farvi raddoppiare il fatturato anno. Veramente la nostra azienda lo raddoppia ogni bimestre. Allora vuol dire che ve lo faccio raddoppiare ogni mese. Vedrà che verrà a riconoscermi, si fidi. Purtroppo in questi ultimi 2 anni mi hanno voltato un po' tutte le spalle. Ma se lei mi darà la possibilità di prendermi una rivincita, vedrà che non se ne pentirà. Vabbè, comunque è il presidente che prende ogni decisione. Sarà lui a decidere. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Com'è andata? Presuntuoso, pieno di rancori. Piero, ma che fai? Il tiro non va fatto così. Il tiro deve essere, Piero, come una poesia, come una foglia che cade da un albero in autunno, con leggerezza. Segui il maestro. E questa va a segnare l'amico mio. Adesso le lascio in valle regione. Continua a dire qui con loro. Leggerezza. Leggerezza. Have you found the better man? I've been trying to find myself. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone, someone else but me. Go lightly from my path to another door. Go lightly for a new love. Almost love, almost good. That's no way to be true. Anyway, we turn off the light. It's no more time to lose our head. Grazie. L'unico gondola a Roma ho beccato io. Taxi! Giovanotto! Serve un passaggio? Sì, ma per la vita! Non ci posso credere! Che piacere! Mamma! Uè là, chi si vede? Il galletto e l'uovo sodo! Che piacere! Ma tu come hai fatto? Eri innocente!
o ti hanno dato la seminfermità mentale? No, totale. Che cazzo me ne fai? Scusa, se ci tenevi tanto e vuoi dimagrire, quando stai fuori potete andare al dietologo, no? Non ce l'ho andato. E quanto hai perso? 3 piotte. Vabbè. Posso con un belico, c'è un tombino, cioè. La donna mi ha lasciato e sto peggio di prima. Mi dice che non vuole rovinare sta amicizia. Quello che posso fare, faccio la quando nasci con me. Mi dispiace, scusa. Hai pazienza, vai. Perché il rumore non è via, ma la puzza è rimasta. Chiedo scusa, chiedo scusa. Alessandro, c'è il culo per interlare. Via, via, scusate, buonanotte. Via. Dove? Azione! Si è dato uno prima, due macchine. Oddio, soffri. Apri la 12. Ehi, guarda chi c'è. Oh, che cazzo, come tu mi hai detto? Il cefalo appena pescato. Ma è vero che quando uscite da qua andate a abitare vicino allo stadio? Chi te l'ha detto? Italia 1. Allora, ma che cazzo sta facendo? Si va in